Dimora nei primi 9 mesi della nostra esistenza. Il miracolo della vita spunta sotto il cuore di una donna. Per questo, per il fatto che la nostra origine è un grembo, noi per tutta la vita siamo alla ricerca di un grembo. Desideriamo essere accolti, compresi, ospitati. La solenne cerimonia dell'Immacolata le ha ricordato come la mamma sia la prima e anche l'ultima parola spesso di una persona. Sì, perché questo mi ha sempre colpito, avendo anche assistito, insomma, e visitato spesso malati anche in fase terminale, sentivo spesso invocare la mamma. E perché credo che abbiamo tutti bisogno di questo grembo che ci ha generati e tutti speriamo in un grembo che ci accolga. Per noi credenti è la vita eterna, ma per tutta la vita terrena noi cerchiamo di essere avvolti dall'affetto, proprio perché fin dall'inizio siamo marcati da questa accoglienza nel grembo della nostra madre. Per questo ho dedicato la riflessione alla madre di Dio, ma anche alle nostre madri. L'augurio è di non lasciarci portare via la speranza. Il Papa dice spesso: non lasciatevi rubare la speranza, e ci sono molti ladri in giro. Adesso il ladro principale è il virus, ma ci sono anche tanti ladri di speranza, ci sono delle mentalità, degli atteggiamenti che rischiano a volte di creare il buio dentro di noi. Allora l'augurio è che manteniamo sempre accesa la lampada della speranza.